Torna a Torre del Greco la scrittrice e docente napoletana Viola Ardone. Lo scorso venerdì, nella suggestiva cornice del Circolo Nautico, la presentazione del suo ultimo libro, Grande Meraviglia. A dialogare con l'autrice il giornalista Salvatore Perillo, intervenuti al dibattito la neurologa Maria Rosaria Monsurrò e la psicologa Titti Ferrara. È un libro veramente di grande impegno civile e anche democratico. Fa parte di una trilogia di libri che partono praticamente dal 46, come avvenimenti, dal 46 ai giorni nostri. Viola Ardone ritorna a Torre del Greco per presentare il terzo libro della trilogia Grande Meraviglia. Sì, è un libro che conclude un ideale percorso sulla seconda metà del Novecento. In realtà sono tre libri autoconsistenti, quindi Tre storie diverse, Il Trenino dei Bambini, Oliva Denaro e Grande Meraviglia, però hanno degli elementi in comune e tentano di narrare attraverso le storie minime delle persone un pezzo della nostra storia recente. Una storia profonda che intreccia più storie di vita, da dove nasce l'idea di fotografare e di aprire un focus su una realtà terribile e terrificante come quella dei manicomi. Mi sembrava una tematica ancora molto attuale. I manicomi sono stati chiusi per legge con la legge Basaglia nel 1978 e oggi quella legge ha bisogno di essere tenuta in vita, ha bisogno di essere coltivata e sostenuta anche economicamente. Credo che la legge appena approvata sull'autonomia differenziata vada a ledere proprio le regioni più bisognose, come per esempio la nostra, la Campania, in servizi importantissimi, servizi pubblici come la sanità, la scuola, i trasporti, quindi è un'occasione anche per riflettere su questo.